Tantissima fortuna, ma ci mancherebbe altro. Ecco, una vittoria conquistata col gioco più che col cuore, no? Sì. Sassarini, anche... vieni qua, vieni qua. Beh, anche con una serie di scelte tecniche che Specchi ha azzardato, ha tenuto fuori Cavicchia, ha fatto giocare Oliva dall'inizio, Ninkeri a martellare Cecconi, la scelta di Vecchio su Negri, al quale cedeva dei centimetri, anche questa è una scelta coraggiosa. Ma poi secondo me, direi, guarda, una partita grossissima di Lazione e Mirisola, completamente padroni del centrocampo, in una zona dove il Bologna aveva gli uomini sicuramente più forti del proprio assetto. Ecco, ti prego di rimanere un attimo, se puoi, in attesa dell'intervista giù, per commentare la domenica. Antonio, una vittoria straordinaria. Una vittoria straordinaria, ottenuta, come avevo detto all'inizio, solo col carattere, determinazione e appunto questa voglia di vincere. Certo, oltre che carattere e determinazione, c'è stata anche una grande prova, direi, insomma, anche molti giocatori hanno dimostrato di avere veramente i piedi buoni, almeno oggi si è visto anche quell'azione lì, bravissimo tatticamente, e anche ha giocato molto bene Mazzuccato, un gran gol, come anche Mirisola, insomma, grandi del centrocampo un po' tutti, adesso faccio questi nomi, ma hanno giocato veramente bene, e lo Spezia si salverà se andrà avanti così con questo carattere. Ciao. Ciao, grazie. Allora, Armando, stavo dicendo di questi risultati, adesso li commentiamo tra poco, mancano i finali, ecco, comunque secondo te il migliore in assoluto di questa Spezia? Ma oggi credo sicuramente Lazzoni, anche se Mirisola ha giocato un'ottima partita, Mazzuccato è stato decisivo sul gol. L'unica cosa, ne parlavamo poco fa, che forse